a livello nazionale che non la ricevo, insomma, cioè un momento caotico all'interno del caos in cui nascono sempre dei fenomeni particolari, diciamo che il sette si inserisce esattamente in questo contesto storico giuridico italiano e quindi proprio su questo noi stiamo cercando di affrontare la questione. Beh, allora il professore che comunque in qualche modo fa parlare di casa. Io quadro giuridico. Chiedevo, data l'importanza del riferimento, di avere prima il quadro giuridico, perché consente poi a tutti di portare i nostri interventi mettendo i piedi sul solido. Professor Stefano D'Alfonso. La parte proprio noiosa, fare interventi, facciamo il giuridico, forse in questo caso perché qui c'è gente con gli abiti di reale. Non sono in grado delle risposte, quando meno di inquadrare questo. Innanzitutto voglio ringraziare il signor Orso e poi in particolare il mio Volpe che mi ha invitato a partire questa breve relazione qui sulle tele scritte. Il titolo della relazione in qualche modo si richiama a quelle che sono le prospettive, l'evoluzione del quadro normativo delle tele scritte. Questo è il titolo che mi è stato assegnato. In realtà voglio fare un attimo un passo indietro, perché prima di parlare di prospettive, di quelle che possono essere le situazioni future, preme invece inquadrare quella che è la situazione attuale, quella che interessa al pari della situazione futura. Ma innanzitutto ho detto che questa è una materia poco affrontata dalla dottrina, nel senso che io ho fatto una ricerca anche su quelle che sono le riviste specializzate e non ho trovato neanche un articolo. Le riviste specializzate in diritto di informazione sono 2-3 in Italia, non di più. Parlo di quelle strettamente giuridiche, non ho trovato neanche un articolo che affrontasse in maniera, diciamo, organica la cosa. Ma anche le autorità pubbliche competenti, faccio riferimento per esempio all'autorità per le garanzie delle comunicazioni e quant'altro, conoscono poco la questione. Il fatto di conoscerla poco in qualche modo può anche significare che c'è poca sensibilità verso la questione stessa. Ed è per questo che ho fatto diciamo, una ricerca che con l'aiuto di un vostro bravo laureato del prete per cercare un po' di inquadrare la materia, partendo dall'analisi dei casi e quindi della rilevanza giuridica degli stessi casi, per cercare poi di inquadrare quelle che sono le problematiche giuridiche e anche in qualche modo le proposte che sono state fatte da molti di quei legali, quei consulenti che scrivono all'interno dei siti delle scritte, che sono quelli che poi in realtà danno un reale contributo perché aiutano un po' ad inquadrare la materia. Fatto questo, in maniera molto breve, chiaramente cercherò poi invece di capire quali sono le prospettive, come già si accennava in precedenza, e facendo poi particolare riferimento alla regione Campania, ma non solo. Innanzitutto alcune caratteristiche, diciamo, descrittive giuridiche delle telescritte. Siamo in presenza di telescritte, quindi inutile che vada a dire che cosa fanno le telescritte, perché forse anzi, sicuramente lo sapranno meglio di me. Cerchiamo però di capire che cosa accade da un punto di vista giuridico, ma per poter fare questo bisogna capire in quale mezzo, attraverso quale mezzo operano le telescritte. Perché dico attraverso quale mezzo? Perché a seconda del mezzo cambia completamente la valutazione giuridica delle stesse telescritte. Per intenderci, le telescritte non utilizzano la televisione via satellite, non utilizzano neanche la televisione via cavo, sono per fare trasferimenti di contenuti, ma non diffondono attraverso questa. Se noi andiamo a vedere gli open channel europei, questi invece in larga misura utilizzano proprio la televisione via cavo, che lascia anche presupporre che c'è una connessione dal punto di vista tecnologico, ma di questo ci parleranno dopo, diversa rispetto a quella che utilizzate invece voi. Qual è il mezzo allora che viene utilizzato per le scritte? Voi utilizzate la TV analogica terrestre, quindi che cosa già diversa rispetto alla TV appunto digitale terrestre della quale io vi parlerò. Ed è per questo che diciamo, bisogna porsi una prima domanda, cioè come viene collocata dal punto di vista giuridico la telescritta. In realtà le telescritte non trovano una disciplina dal punto di vista giuridico, però questo non vuol dire che esse non abbiano rilevanza giuridica, cioè da un lato non abbiamo una normativa che specificamente tratta le telescritte che rappresentano un fenomeno nuovo, però le telescritte per il tipo di attività che svolgono hanno una rilevanza giuridica. Ripeto, nell'assenza di letture organiche fatte dai giuristi, io ho ritenuto opportuno
risalire a quella che era normativa, quelli che sono i principi, ma anche il percorso inverso, cioè partire dai principi, per esempio il principio costituzionale di quell'articolo 21 della Costituzione, come sempre richiamato all'interno delle tesserine oppure all'interno dei siti di associazione, per riscendere piano piano e capire in che modo vanno disciplinate le questioni, proprio perché non ci sono norme specifiche delle stesse, ma c'è rilevanza giuridica delle stesse. Allora, i provvedimenti che sono stati adottati in realtà sono, in parte per fortuna, variegati, nel senso che non c'è l'applicazione di un'unica norma o un'unica categoria di provvedimento che viene adottato nei confronti delle stesse. Mi sembra di capire, forse ancora per fortuna, che nessuna sentenza è stata sinora pronunciata. Quindi il quadro è tutto questo, cioè una varietà di provvedimenti che sono stati adottati senza un provvedimento, se vogliamo, definitivo, per quanto la chiusura di un emittente è un provvedimento che dell'emittente viene considerato definitivo. Da un punto di vista giuridico, finché non si conclude il procedimento, noi non possiamo parlare di un procedimento appunto chiuso, un provvedimento definitivo. La norma forse che più spaventa è quella del codice postale, che appunto prevede che nel caso in cui vengono installati oppure vengono esercitati impianti di telecomunicazione ai fini di trasmettere contenuti audiovisivi, allora in quel caso viene applicata una sanzione penale. Una sanzione penale che evidentemente rappresenta da un punto di vista normativo la sanzione più grave che può essere applicata nei confronti di un individuo. Questa, vi dicevo, è in qualche modo la norma che maggiormente preoccupa, quindi il tipo di provvedimento adottato in forza di questa norma purtroppo è quello che preoccupa maggiormente da un punto di vista strettamente giuridico. Poi il discorso, diciamo, politico e l'obiettivo che si raggiunge attraverso l'applicazione di questa norma rappresentano un elemento diverso. Prima discutevo con l'amico della telestritta napoletana di un altro profilo, che è quello più immediatamente collegato ai contenuti, nel senso che l'installazione, l'esercizio dell'impianto rappresenta una questione nota, ma c'è un altro problema giuridico che riguarda più da vicino i contenuti. Cioè, noi abbiamo una normativa complessa, variegata, costruita nel tempo, che riguarda appunto i contenuti. Sappiamo che ci sono norme che sono finalizzate a punire la diffamazione, norme che tutelano i minori, norme che sono finalizzate ad evitare che vengano trasmessi programmi pornografici, se non attraverso accorgimenti tecnici, in particolare periodi della giornata, norme che individuano un responsabile editoriale per la testata giornalistica e quant'altro. In realtà le tessere, nel momento stesso in cui trasmettono contenuti, anche se poi rispettano quelle che sono le normative relative ai diritti d'autore, di cui sono stato appunto aggiornato dal punto di vista tecnologico, in realtà vanno ad impattare con i propri contenuti su una normativa molto ampia. Faccio un po' un avvocato del diavolo da questo punto di vista, però perché lo faccio? Per cercare un po' di inquadrare il problema e quindi conoscere quelle che sono le problematiche reali innanzi alle quali si troverà poi ad operare. Quali sono le ipotesi risolutive che sono state ventilate da parte delle associazioni? Ho visto che in alcuni siti, nei siti che rappresentano delle stritte, sono state ipotizzate soluzioni quali, ad esempio, quella dell'assimilazione delle stritte alle TV comunitarie. Allora, voi sapete che le TV comunitarie sono delle emittenti televisive che diffondono in ambito locale, e lo fanno con un accesso alla risorsa pubblicitaria assolutamente limitata, che diffondono programmi che hanno una valenza culturale, sociale, politica, se vogliamo anche sindacale. Diciamo, l'assimilazione che è stata proposta da alcuni della telestrit alla TV comunitaria parte in realtà per cercare di configurare giuridicamente una telestrit, però le stesse persone che ipotizzano questa assimilazione sanno benissimo, lo scrivono, che ci sono dei limiti poi all'assimilazione stessa, cioè le TV comunitarie che operano oggi in Italia sono state autorizzate antecedentemente, non potranno mai più essere autorizzate nuove TV comunitarie. Perché? Perché noi siamo in una particolare fase dal punto di vista storico e radiotelevisivo, che è quella dello switchover, cioè siamo nella fase di passaggio dal sistema analogico terrestre al sistema
digitale terrestre e non possono più essere ad oggi rilasciate concessioni, autorizzazioni o quant'altro per il sistema analogico terrestre. Quindi non è questa, a mio avviso, la soluzione per poter risolvere il problema delle streghe. Vi dico un'altra soluzione che stavo aspettando, un'altra soluzione che ho letto è questa, e che poi tra l'altro fa riferimento a un caso particolare delle streghe di Picciolo, Picciolo, se non so come si dice. Picciolo. Picciolo, tratto male il dato. Là si fa il particolare riferimento ad una legge, diciamo che quella legge 249 del 97, cioè la legge che istituisce l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, la quale legge a sua volta modifica un'altra legge e stabilisce cosa? Stabilisce che gli enti locali, comuni, province o quant'altro, possono installare degli impianti per ripetere dei segnali nelle cosiddette zone d'ombra, cioè nel momento stesso in cui abbiamo una zona d'ombra e ci interessa ripetere un certo segnale, allora questi enti locali hanno la possibilità di farlo. Questo nasce, diciamo, la ratio legis è quella di poter trasmettere e ripetere i segnali in particolare in zona. Allora, io in un sito ho letto che è stata fatta una richiesta ed è stata ottenuta un'autorizzazione da parte comune di Bechel per poter installare questo impianto, e questo potrebbe rappresentare una soluzione per le streghe, perché potrebbero inserirsi all'interno di quelle frequenze e vedere ripetuto il proprio segnale in quelle particolari zone. In realtà anche in questo caso, ma poi propongo qualche soluzione, anche in questo caso devo dirvi che a mio avviso questa non è la soluzione, spero che diventi, non ho visto questa autorizzazione, quindi magari speriamo che sia un'autorizzazione favorevole, ma io ho avuto modo nel 99-2000 di commentare questo articolo all'interno di quello che è l'unico commentario alla legge 249-97, che c'è il commentario, vi ripeto, del 2000, curato un gruppo di napoletani e di romani. E in realtà questa norma è stata sempre considerata una norma molto oscura, nel senso che in parte lo stesso legislatore e sicuramente i funzionari anche del Ministero non riuscivano a capire bene qual erano i destinatari di questa norma, in realtà neanche io l'ho capito, puramente l'ho commentato, nel senso che era poco chiara questa norma, però quello che ho capito leggendo la norma, che proprio il giurista parte dall'interpretazione letterale della norma, è questo: quella norma prevede una trasmissione e una ripetizione simultanea ed integrale di programmi trasmessi da emittenti radiotelevisive. Ora, la norma ricade all'interno di un complesso, diciamo, organico. Questo partito
stato in gran parte superato, quindi segnalato prima di me da un'analisi fatta dalla scuola fiorentina del tempo, insomma, che può essere anche io credo che non sia questo il percorso per poter dichiarare legittima costituzionalmente questa norma. Perché è importante ragionare in termini di principi? Perché se io riesco a individuare il principio costituzionale che viene leso o il principio costituzionale che non viene materializzato, allora posso agire al fine di rendere legali, quindi di regolamentare, per esempio, le stesse delle stesse. Nel senso che le grandi battaglie si fanno dal basso, ma si fanno anche dall'alto, a mio avviso. Invece secondo me la normativa è illegittima per un'altra ragione, perché questa normativa è, a mio avviso, palesemente irragionevole. Che cosa significa irragionevole? Dal punto di vista giuridico si dice che una norma è irragionevole nel momento stesso in cui tratta in maniera diversa situazioni uguali. Cioè qual è l'obiettivo della Costituzione? Nella nostra Costituzione c'è un principio, il principio di uguaglianza. Situazioni uguali vanno trattate in maniera uguale, situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa. Ora io mi domando, nel paese del far west dell'Etere, nel paese in cui è vietata l'evidenza privata per un certo periodo di tempo in ambito nazionale, cioè in quel paese in cui invece si trasmetteva comunque in ambito nazionale attraverso le soluzioni tecniche che erano quelle dell'interconnessione funzionale, cioè si ripeteva lo stesso segnale in tutta Italia da parte di più emittenti televisive locali, nel paese in cui sono state approvate leggi che sono andate a sanare situazioni di fatto, nel paese in cui queste leggi sono state poi dichiarate illegittime costituzionalmente, sono approvate altre leggi che sono state dichiarate ancora una volta illegittime costituzionalmente, che quindi apparentemente ha visto ripetersi più leggi che non hanno garantito il pluralismo dell'informazione, ora in questo stesso paese si impedisce o quantomeno non si regolamenta una situazione che fa cosa? Va ad arricchire il pluralismo dell'informazione, va a rappresentare gli interessi sociali, gli interessi politici, gli interessi delle comunità locali. Allora evidentemente anche da un punto di vista giuridico c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che ci troviamo in presenza di più norme che trattano situazioni uguali, perché vogliamo garantire il pluralismo, ma in maniera completamente diversa. Allora questo secondo me può essere una strada da battere. E tutto questo perché se noi guardiamo al quadro europeo, noi vediamo come in ambito comunitario esistono i cosiddetti open channel, quindi questi canali che già operano, e io leggevo che operano da già 20 anni. Parlo dell'esperienza svedese, l'esperienza della Germania, l'esperienza dell'Olanda. Ora, a prescindere dal fatto che viene in gran parte utilizzato un mezzo diverso che il cavo, però sappiamo che è un cavo diverso rispetto al nostro, perché è un cavo che ha una tradizione, che ha una tecnologia diversa, ma in realtà si tratta comunque dello stesso fenomeno. Addirittura in Svezia, dove tra l'altro sono stato un mese fa, ci sono delle sovvenzioni che aiutano le TV aperte, le TV appunto di quartiere, a poter svolgere quelle che sono le proprie attività. Questo perché vi dico? Perché è importante richiamarsi al quadro, alle altre esperienze europee? Perché noi non operiamo solo in Italia, diciamo anche la normativa oppure le attività che vengono svolte devono essere sempre in ambito comunitario, perché proprio nell'ambito comunitario noi possiamo rinvenire principi e anche direttive che poi dovranno essere acquisite dal legislatore italiano. L'Europa si è mossa timidamente, ma in realtà si è mossa, perché esiste un atto appunto europeo che in qualche modo intende far sì che venga promosso il quadro di policy making, la delle scritte, quindi i cosiddetti open channel. Un'altra questione che va rilevata, quali sono le proposte che sinora sono state fatte? Sicuramente la proposta più valida, sia per la sede in cui è stata appunto attuata, sia per i contenuti, è quella dell'onorevole Crignaffini dei PS, che dimostra come potrebbe essere molto facile risolvere la situazione, perché in questo disegno di legge, poi c'è stato anche un emendamento alla legge Gaspare e quant'altro che tutti conosciamo, si dice cosa? Si dice che una sostanza delle restrizioni possono operare all'interno di cosiddetti con ombra, purché non creino interferenze, lo possono fare semplicemente
presentare una dichiarazione di inizio attività che un tipo, diciamo, prevede un tipo di provvedimento amministrativo che scatta automaticamente, cioè viene immediatamente, cioè dopo un certo numero di giorni, rilasciata una sorta di autorizzazione per un silenzio assenso che matura. E di tutto questo in base a delle regole, delle norme che dovevano essere prodotte da parte dell'autorità delle garanzie delle comunicazioni, che come sapete ha sede a Napoli. Quindi da un punto di vista normativo il percorso era assolutamente completo, perché si individuava quello che era il principio e si attribuiva all'organo amministrativo indipendente di settore dell'autorità il compito di approvare un regolamento che consentisse l'applicazione e l'esecuzione della stessa norma. Quindi da un punto di vista, secondo me, la soluzione già c'è, da un punto di vista strettamente normativo. Ma per concludere, come dicevo all'inizio, che la posizione che occupa la TV di strada varia a seconda del tipo di mezzo che viene utilizzato da parte della stessa telescritta. Vi ho detto che non è il satellite, non è il cavo, ho detto che la TV è analogica terrestre. Però noi sappiamo che siamo in una fase switchover, che anche perché il policy making nazionale, la politica audiovisiva nazionale sta sostenendo in maniera molto forte il passaggio al digitale. Avere il capitale sociale e così via. Quindi escludo però l'ipotesi dell'operatore di rete.
garantito il proprio accesso all'interno delle reti, quindi agli operatori di rete. Gli operatori di rete avranno un obbligo di fare accedere delle script, per dire fornitori di contenuti particolari valore, all'interno appunto delle proprie reti. Questo in qualche modo per evitare che poi gli operatori di rete, che poi alla fine sono Mediaset, Telecom, la RAI, poi a livello locale sono pochissime, di solito hanno creato anche partnership con questi soggetti, possono impedire, se vogliamo, ai piccoli fornitori di contenuti di avere accesso. Il problema è che però diventare fornitori di contenuti a tutti gli effetti, per quanto a mio avviso sia necessario dal punto di vista giuridico, rappresenta un costo elevato, ma il semplice fatto di dover presentare la domanda rappresenta di per sé un costo, perché deve avere alcune condizioni di base che sono appunto piuttosto elevate, che in realtà nascono con finalità e con una filosofia completamente diversa. E questo è stato già colto da qualcuno che osservava come la soluzione, diciamo, del fornitore di contenuti particolari non è una soluzione ottimale. La controproposta che è stata appunto ventilata è questa, cioè l'idea che gli enti locali possano, quindi parlo degli enti locali, alcune province ma anche della regione, possano in qualche modo garantire e sovvenzionare, se vogliamo, l'attività delle telescritte, magari attraverso quei finanziamenti, magari attraverso la comunicazione istituzionale, quindi utilizzare le telescritte per fare comunicazione istituzionale. Allora questa è un'ipotesi che è stata appunto ventilata. Vado a concludere, esatto, una serie, anzi un'ultima osservazione, un'ultima proposta che è stata fatta, perché voglio ricollegarmi a quello che diceva il professore Barassone. Noi siamo nel passaggio tra analogico e digitale, esiste una disciplina che prevede che l'analogico e il digitale debbano coesistere in questa fase, in qualche modo l'analogico non debba essere, se vogliamo, chiuso all'interno di uno spazio ridotto e limitato a causa del passaggio al digitale. E quindi si ipotizza la possibilità che le telescritte possano continuare, le televisioni possano continuare ad andare ad utilizzare il sistema analogico. In realtà la normativa italiana in questo momento però non prevede questa possibilità. Costringere il produttore a trasmettere in digitale e lasciare l'analogico alla telescritta significa rovesciare il sistema. Esatto, questo chiaramente rappresenta, diciamo, un elemento piuttosto difficile da sostenere. Ho concluso, diciamo, una serie di spot. Voglio solo passare a questo punto, anche perché abbiamo la presenza del Presidente del Corpo, ad un ragionamento che coinvolge la Regione Campania. Dicendo una cosa che probabilmente non è emersa in tutti questi mesi, però vi invito per certo, nel senso che la conosco bene. La Regione Campania, come molti sanno, ha in questo momento in consiglio un disegno di legge in materia di ordinamento della comunicazione. Ora, originariamente quel disegno di legge prevedeva una norma ai sensi della quale la Regione, un ente strumentale della Regione, una società di proprietà della Regione, avrebbe potuto utilizzare le frequenze libere, quindi le frequenze non assegnate, faccio riferimento al sistema digitale terrestre, consentendo a singoli fornitori di contenuti, noi avevamo immaginato una norma che andasse e consentisse all'organizzazione sindacale piuttosto che all'associazione non profit, profit e così via, di poter trasmettere i propri contenuti all'interno della rete gestita dalla regione, direttamente o indirettamente, perché dico direttamente o indirettamente, perché non si capisce ancora, la situazione non è ancora chiarita, se un ente come la regione possa divenire operatore di rete. Non sono un po' complicato dal punto di vista giuridico, anche se a mio avviso può diventare un ente strumentale o un ente di proprietà della regione che agisce in regime privato, questa è un'altra situazione. Questa norma, che fu voluta da una parte della sinistra, è una norma che prevedeva appunto la possibilità di lasciare spazi che sicuramente potevano essere occupati dalle, diciamo, dalle telescritte. Io credo che però una norma del genere, ora non parlo del caso Campania, una norma in qualche modo può anche preoccupare, perché per quanto la telescritta sia un'emittente molto piccola e quindi apparentemente non è in grado di
fuori proprio tutti i temi buoni. Attenzione, non voglio essere critico da un punto di vista, diciamo, non voglio criticare un gruppo di interesse piuttosto che un altro gruppo di interesse, ma voglio dirvi che esistono molti interessi sul tappeto che vanno coordinati, e a mio avviso questi interessi vanno coordinati nell'unica sede in cui gli interessi devono essere coordinati e bilanciati, che è la sede politica. Ed è per questo che io, prossima fine legislatura, mi auspico che la Regione Campania, che comunque è stata sensibile a questo tema, e in genere è stata diciamo, la prima regione che ha proposto una legge a livello nazionale sulla cioè riforma del titolo V, io dicevo, mi auspico che, in questo caso parlo dell'ipotesi della Regione Campania, in qualche modo possa essere già avvertita e quantomeno, quantomeno ci sia un'azione politica di bilanciamento che poi trova il suo sbocco in ambito legislativo. Almeno questo prima della, di quella che potrebbe essere la nuova riforma costituzionale, che andrebbe di nuovo a dare tutta la competenza allo Stato, lasciando poi alla Regione un campo assolutamente marginale di intervento e di attuazione della stessa. Grazie.